l'appuntamento è per le 8.30, praticamente presso il presso scolastico del comune di Bo. E diciamo che il screening è come orario, si potrà fino alle ore 18. Quattro giorni, da venerdì a lunedì, una collaudata suddivisione degli abitanti per zone di residenza, la speranza che si presentino di nuovo tutti, bambini compresi. Vo, laboratorio di studio del coronavirus, riparte con il terzo giro di tamponi, esame che sarà affiancato anche dallo studio sierologico e dalla mappatura del DNA. I dati ricavati ed elaborati dal virologo Andrea Crisanti e dalla sua equip saranno a disposizione della comunità scientifica mondiale, 3.300 gli abitanti chiamati. Il sindaco Martini fuga anche le ultime paure. C'è qualche paura per la privacy, ho detto loro che sono assolutamente tutelati nel modo più assoluto tutti i dati, con la massima sicurezza, perché questo è come... In realtà quando si va a fare un esame in ospedale. Uno studio unico e possibile solo in questi quattro storici giorni di inizio maggio 2020. Non sono dati a campione, ma di un'intera popolazione. E questa è la differenza. Questa 3.300 abitanti che sono stati isolati sono gli stessi, sono stati testati una prima volta, una seconda volta, e dobbiamo renderci conto che questo è possibile in questo momento a livello mondiale. Quindi questo studio si può fare solo a noi, ecco perché dobbiamo presentarci tutti. Grandi le speranze da questo nuovo sacrificio degli abitanti di questo comune, conosciuto prima del 21 febbraio per il buon cibo e il buon vino. Tutti sono invitati a partecipare, anche i bambini, per cui il comune ha preparato una festosa accoglienza con i clown.